Per Fontana, ecco, non c'è tempo di godersi la vittoria di Monopoli che adesso arriva subito il Messina, pochissimi giorni, possiamo dire un giorno, forse qualche ora per poter preparare questa gara. Come lo si fa in questo periodo? Innanzitutto bisogna dare ascolto alla gara, quello che ha detto la gara, per cercare di capire in che condizioni stanno i ragazzi, chi ha recuperato, perché insomma ci sono ovviamente degli aspetti fisiologici che bisogna tenere in considerazione. Preso atto di questo aspetto, poi si fanno le valutazioni del caso e si cerca di mettere in campo la migliore formazione possibile perché comunque l'avversario di turno è un avversario di tutto rispetto, un avversario che sta vivendo un momento poco felice dal punto di vista dei risultati, ma è una squadra viva, una squadra con dei giocatori che sono estremamente importanti per questa categoria, per cui c'è da mettere tutta l'attenzione possibile, curare ogni minimo dettaglio come cerchiamo di fare nel nostro solito perché non sarà semplice sicuramente. Ecco, proprio domenica lei diciamo, ha preservato Zibert in previsione di questa gara, ci ha detto appunto, poi valuteremo se questo è servito averlo preservato. Ma ieri lui si è allenato bene e non ha evidenziato fastidi particolari, per cui mi sembra che ci sia la disponibilità piena, ma questo fino a ieri. Poi ovviamente bisogna anche tenere conto eventualmente del riscontro post-allenamento per capire se effettivamente è recuperato o meno. E qualora dovesse essere recuperato, certamente è un giocatore che a noi dà qualità in mezzo al campo e ripeto, se sta bene preferirei metterlo in campo, ma queste sono delle valutazioni che faremo oggi nel corso dell'allenamento, ma allo stesso tempo anche domani abbiamo una mezzogiornata per cercare di capire chi è più idoneo per fare questo tipo di gara. Ecco, i calciatori stanno dimostrando grande attaccamento ma anche tanto spirito di sacrificio, perché detto di Caruté che aveva un problema muscolare, ha fatto tutta la partita, quasi tutta la partita, solo nei minuti finali è stato sostituito, ma anche Liotti con una fasciatura ha retto tutta la partita, però entrambi a fine, nei minuti finali, hanno chiesto il cambio, tanto è vero, lei per un certo punto con Liotti ha detto i cambi sono finiti. Sì, è disponibilità eccessiva che fa sicuramente piacere, ma questo mi deve portare ad alzare l'attenzione perché si rischia di andare anche oltre. Infatti Canutè mi aveva evidenziato questo problema nel corso anche della gara, però visto che dopo aveva fatto due scorpate delle sue e mi aveva tranquillizzato, dopo il cambio invece con l'ingresso di Lisi mi ha chiesto immediatamente, facendomi bruciare una soluzione, tra virgolette, però insomma è meglio avere di questa gente, di gente che ha voglia di stare in campo a prescindere, che sappia andare oltre il limite del momento perché capisce che la partita di domenica scorsa è una partita estremamente importante da portare a casa ad ogni costo perché le condizioni non erano semplicissime, i ragazzi hanno saputo superare le difficoltà che la domenica presentavano. Ecco, invece parlando del Messina, lei diceva i risultati non sorridono alla squadra siciliana, vittoria all'esordio, poi ecco questa mazzata nel derby che sappiamo con la Regina perdere 2-0 per diciamo, il pubblico di Messina è un po' drammatico, ecco, quindi c'è una piazza un po' che non ha attraverso un momento di tranquillità, però una squadra costruita bene, ecco, chi le fa più paura, Pozzebon o Madonia? No, dicevo, Messina non è solo Possebon e Madonia, perché ci sono degli elementi veramente importanti che in questo momento magari non stanno attraversando un momento di gloria, ma il calcio è come nella vita, le cose possono cambiare da un momento all'altro e quindi c'è da aspettarsi che insomma, venga qui una squadra battagliera convinta di poter portare a casa il risultato e noi dobbiamo essere forti e pazienti perché insomma, dobbiamo cercare di fare il nostro calcio per arrivare all'obiettivo nostro. Per questo, come dicevo prima, ci vuole un bel po' di pazienza perché comunque si iniziano a delineare quelli che sono i valori di questo campionato e di conseguenza penso che nessuno verrà qui e ci renderà la vita semplice. La partita di Melfi, tanto per fare un'agitazione un risultato roboante è venuto fuori perché siamo stati bravi a metterla in quelle condizioni, ma di sicuro non c'è un atteggiamento
lassivo da parte del Murphy che ha favorito, e per questo insomma l'attenzione deve essere massimale. Ecco, sulla panchina del Messina siete un ex juve stabile, come lei sa mare e conosce bene l'ambiente, e come lei predilige, ecco, il gioco, predilige praticamente affrontare gli avversari. Voci da Messina dicono che cambierà di nuovo modulo, passerà di nuovo al 4-3-3, quindi modulo speculare al suo. Ecco, che come lei ha studiato le contromosse, ecco, in vista di questa gara? Ma noi sappiamo che loro hanno questa facilità di cambiare dal 4-3-3, che se non erro era già un'impronta data da Bertolotto Bertotto, sì. all'inizio della stagione, sempre campionato. Quindi lo stesso Mara ha pensato di proseguire per un paio di partite. Poi l'ultima partita, la più recente, ha giocato con 3-5-2. Non so se l'abbia soddisfatta o meno, a prescindere dal risultato da campo, ma noi sappiamo che ci possiamo trovare di fronte a queste due tipi di sistema di gioco, ma che già abbiamo affrontato nel corso di questo campionato, per cui il nostro lavoro sarà lo stesso. Noi sappiamo che a prescindere dall'avversario dobbiamo cercare di renderci disponibili nei confronti dei compagni della palla, per cui poi tutto il resto ovviamente viene da sé. Se c'è questa predisposizione, non vedo per quale motivo debba mancare proprio adesso, è ovvio che noi dobbiamo cercare di fare la nostra gara. Ecco, la vittoria di Monopoli ha dato ancora più entusiasmo alla piazza di Castellammare, si attende il pubblico delle grandi occasioni, possiamo dire. Ma io l'ho detto all'inizio, noi dobbiamo cercare di incuriosire e fare rinnamorare questa gente verso il calcio, verso la propria squadra. Devo onestamente dire che i ragazzi stanno facendo tutto il possibile per catturare l'attenzione e per attirare gente allo stadio. Se ci dovesse essere, ovviamente, voi lo sapete meglio di me, io sono stato in campo, ho vissuto con lo stadio pieno e so che cosa vuol dire, e ai ragazzi gli ho già accennato che come obiettivo bisogna avere questo nella mente, cercare di portare più gente allo stadio, perché riesci ad esaltarti, riesci a darti quell'adrenalina che serve per sopravvivere, per andare anche oltre le difficoltà. Per cui è importante ragionare in questo senso, perché la piazza so che ha desiderio di vedere belle cose, ma ce la stiamo mettendo tutto.